Vincere la classifica in Noniere significa rimanere nella storia. Scarpa d'oro. E non c'è alcun dubbio, lo avete sentito, Totò Schillaci sperava che la sua popolarità continuasse, insomma, anche dopo quel che è accaduto, dopo la tragedia, sicuramente sarà così. Un buon pomeriggio a tutti amici di Tele One. Quest'oggi abbiamo voluto aprire con questo doverosissimo tributo a uno dei campioni come Totò Schillaci. È stato un fine settimana molto molto triste per tutti, per tutta la comunità, insomma, calcistica e non solo in Italia, per quel che ha rappresentato questo piccolo uomo con gli occhi di fuori, così come era stato detto molte volte scherzosamente. Totò Schillaci non è stato soltanto l'eroe di Italia 90, era l'incarnazione un po' del sogno di un popolo intero, persona vera, genuina, a volte è stato anche un po' ingenuo nella propria carriera, insomma, ha compiuto strada facendo anche qualche errore, però insomma questo suo carattere lo ha reso davvero un vero e proprio amico di tutti. È riuscito a riunire l'Italia e così è stato anche nel giorno dell'ultimo saluto, nel giorno dell'addio. Ha riempito anche i maxi schermi del Santiago Bernabéu di Madrid, c'era la sua faccia, gli applausi e i cori Totò Schillaci sono stati diffusi anche negli stadi in Giappone. Ricordate bene la sua esperienza nello jubilo Iwata. Vedete delle immagini, poi ascolteremo anche qualcosa che riguarda proprio questo tributo emozionante del Renzo Barbera. Io vi do ancora una volta il buon pomeriggio, amici di Tele One. Vogliamo mantenere un po' in secondo piano quello che è stato il fine settimana calcistico per motivi ovviamente chiari. Per questo ricordo io invito qui il carissimo Roberto Pedivellano, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio Roberto, proseguiamo un altro po' a parlare di Schillaci, lo hai fatto su Sport 19, meritatissimo, insomma se lo merita assolutamente. Ciao Enzo, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri amici a casa. È stata una settimana molto difficile quella che è appena trascorsa e che si è manifestata ampiamente su quello che è stato lo stato d'animo del Barbera. È stato veramente emozionante il tributo che tutto lo stadio ha riservato appunto a questa anima buona, io lo considero così. Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente ed è un esempio di una persona colpita da popolarità incredibile ma trapiantata sempre sul terreno dell'umiltà. Lui è rimasto il Totò Schillaci che giocava nei campi polverosi, che si è fatto da solo, che è riuscito a raggiungere i vertici del calcio mondiale con una popolarità assolutamente meritata. E se posso aprire una piccola polemica, quella che mi dispiace è che Palermo possa, come dire, enfatizzare, osannare i suoi figli solo al momento della sua scomparsa. È successo parecchie volte con altri artisti di questa città. Assolutamente sì, hai parlato di popolarità che insomma è esplosa all'improvviso per questo ragazzo molto umile, ne ha passate tante. Insomma, noi di solito in questa trasmissione parliamo anche molto con ironia, ce ne sono tanti episodi ironici che volevamo anche riportare quest'oggi, poi insomma non l'abbiamo fatto, però ce n'è uno. Io ho preso un video che hai proprio realizzato tu e
ci fa vedere questa genuinità assolutamente di Totò Schillaci. L'occasione era quella di qualche anno fa, lo andiamo a vedere, e riguardava una partita con le vecchie glorie del Palermo in occasione della rinascita proprio dei Rosanero con la presidenza di Mirri. Andiamo a vedere questo video e Roberto, e poi ti do la parola ovviamente perché sei proprio lì. Vai Monte! Giampaolo Montesano e Totò Schillaci. Grande coppia. Allora, quel che fa sorridere è che tu hai dovuto richiamare Totò circa 900 volte perché, insomma, non gli interessava niente di quella fotografia, lui aveva da parlare con Montesano. Roberto, bellissimo momento anche quello. Sì, è stato, veniva richiamato più volte da altri colleghi, ovviamente, che, di cui ovviamente in quell'occasione aveva molto rispetto, anche se erano giocatori che avevano fatto molto meno di lui. Stiamo parlando appunto di Montesano, stiamo parlando di Cracchiolo, c'era Valerio Maio, Campofranco, insomma giocatori che hanno visto, per a differenza sua, la maglia del Palermo. Quella era l'occasione in cui il Palermo chiese alle cosiddette leggende di organizzare questa amichevole, non c'era nulla praticamente da parte della società per poter localizzare queste star, queste cosiddette leggende. Io mi prestai con tanto entusiasmo per dare una mano appunto all'organizzazione di questa partita, e siamo andati a cercare insieme a Gabriele Schillaci le maglie appropriate degli anni in cui loro sono stati protagonisti. Schillaci indossa una maglia che non è assolutamente ufficiale. Esatto. È una maglia di qualche torneo così organizzato dove lui ha partecipato, eccetera, eccetera. Lui indossò in quella maglia fotografie a gogò, tanto entusiasmo, era contentissimo di poter entrare con quella maglia che ha sempre sognato di indossare, non ha mai indossato, era contentissimo di entrare al Barbera con quella maglia rosanera. Maglia rosanero, sì, assolutamente, uno dei dolori, una delle ferite più grandi per Totò Schillaci, non essere riuscito ad indossarla, c'era andato vicino, o meglio, si era fatto un tentativo intorno agli anni 2000, però insomma non sì, è stato... Gli preferirono Palumbo, te lo devo dire. Esatto, è stato proprio così. Come ha detto giustamente Angelo Scuderi nella trasmissione Per Sempre, anzi sì. Complimenti ad Angelo per quello che ha creato la settimana scorsa, Palumbo si fece notare più per le vicende extracalcistiche, non per quelle... Assolutamente sì, non è stata di certo una scelta felice. Allora, ci rituffiamo al Barbera per 50 secondi, riviviamo quell'atmosfera prepartita e poi torniamo qui per parlare proprio di quel che è successo quel giorno. E allora, clima particolarissimo, ovviamente ancora oggi queste sono emozioni che insomma ci toccano a distanza di giorni, però si è dovuto giocare, eccolo, la dico così, è finita 0-0, Palermo ha due facce, però è molto difficile leggere veramente quelle che sono le qualità oggi di questo Palermo. Ha iniziato un buon primo tempo, poi nel secondo si è smarrito, come avviene ormai, Roberto, negli ultimi 400 anni, insomma, i secondi tempi del Palermo. Non vediamo più la maglia rosanero in attacco, se non in sporadiche occasioni. Come l'hai vista, come pensi che il Palermo arrivi a Napoli, tra l'altro? Intanto, per chiudere il discorso, vorrei invitare la gente a guardare il testo di queste notti magiche, perché sembra una canzone scritta apposta per Schillaci. Il testo parla di occhi sgranati, parla di voglia di vivere, voglia di fare gol in quell'estate italiana. Detto questo, esatto, era una parentesi. Per è stata scritta ancora prima dei mondiali, ovviamente. Comunque, ok, chiudiamo la parentesi.
Detto questo, niente, il Palermo continua a manifestare gli stessi errori di 3 anni di gestione del sito. Questa è una squadra fondata, lo ripeto, sugli esterni, fino a quando Dionigi insisterà in questo, a mio parere, per carità, con questo modulo che prevede una sola punta centrale con esterni che poco hanno di dimestichezza con il gol, probabilmente cambiando gli interpreti potrebbero essere molto più offensivi, perché abbiamo visto che l'Eduaron e questo giovane Appia hanno le caratteristiche di vedere un po' più, di cercare un po' più la porta rispetto agli altri due esterni esperti che impiega in questo momento il Palermo. Ci vuole il coraggio delle scelte, ci vuole il coraggio delle scelte se vuoi mantenere questo modulo, e ci vuole il coraggio di una scelta che è quello di cambiarlo questo modulo, perché tutti gli allenatori che si sono succeduti nella panchina del Palermo, parlo da Corini, Mignani, gli ultimi tre, sì. Corini, Mignani e il nostro Dionisio, hanno tutti fatto il 4-3-1-2 nelle loro squadre dove hanno vinto pure i campionati. Non capisco se è un imprinting della società o una condizione contrattuale per cui questa squadra deve giocare con questo modulo. Quando il Palermo cambierà modulo parleremo sicuramente, ne sono certo, perché ha le possibilità di farlo, di una squadra più offensiva, una squadra che non tira 70 volte in porta dall'inizio di campionato, e 107 volte in porta, scusami, e 78 tiri è subito, perché ha una fase difensiva anche un po' precaria, lo dimostra anche l'atteggiamento del secondo tempo, nei primi 20 minuti del secondo esatto. tempo. È una squadra che deve assolutamente, secondo me, cambiare regista e cominciare dal modulo. Roberto, ti chiedo per concludere, insomma, su Napoli-Palermo. Vedi o prevedi tanti cambiamenti nell'undici iniziale? Potrebbe essere anche l'occasione, visto che solo, secondo me, ovviamente è una vetrina in cui bisogna fare anche bella figura. Quindi pochi esperimenti, ovviamente. Lasciamoli perdere, gli esperimenti si fanno con una squadra un pochettino molto più abbordabili. Questa è una bella vetrina in cui il Palermo deve fare una bella figura. Chiaramente si va a Napoli dove non c'è nulla da perdere, la sola occasione per far vedere un po' al pubblico di tutta Italia, vista la partita in chiaro, che il Palermo è una squadra viva, una squadra tosta, è una squadra che non vuole fare brutta figura al cospetto di una, voglio dire, di una grande del campionato italiano. Roberto, grazie. Ci sentiamo presto, ovviamente, e con le trasmissioni anche su Sport 16, su Facebook, YouTube e così via. Ciao Roberto, buon pomeriggio, buonasera. Grazie a te, un saluto a tutti. E allora io chiedo alla regia di andare a vedere anche la classifica della Serie B, mentre vediamo i rosanero che si stanno allenando, classifica che dice, insomma, ancora poco e niente, ma questo lo chiediamo al nostro collega Alfredo Minutoli, che è in collegamento con noi. Ciao Alfredo, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio ai nostri amici ascoltatori. Ciao Alfredo, insomma la classifica è inutile, però la stiamo vedendo, dice qualche cosa, forse l'anno scorso era un po' migliore questa classifica a quest'ora, però insomma lasciamo perdere, il campionato deve ancora iniziare, questo è il mio parere. Io quello che volevo chiederti, tu sei stato allo stadio, hai visto entrare Brunori in campo al 75, al 70esimo, insomma una cosa del 75, non ricordo che minuto era, io ti chiedo cosa sta succedendo con Brunori? Quale idea ti sei fatto? Allora, innanzitutto il piglio con cui è entrato Brunori nell'ultima gara casalinga contro il Cesena mi è piaciuto, comunque sia è entrato con grande impegno, con grande volontà di fare bene. A Brunori manca probabilmente il gol in azione, colui si è sbloccato con il calcio di rigore, però probabilmente manca un gol su azione, e questo giocatore probabilmente va recuperato dal punto di vista mentale, diciamo, completamente, ecco. Ma secondo me è ben disposto Brunori in questo, io non vedo, diciamo, insoddisfazione da parte sua quando Dionisi, almeno questo traspare, quando Dionisi gli preferisce in questo momento magari Henry, per cui è solamente questione di tempo e secondo me il capitano si sbloccherà, perché il Palermo ha comunque tanto bisogno dei gol di Brunori. Ecco, tu hai detto bene per quanto riguarda, ecco, il bilancio anche dei punti, quei punti in più, quei pochi punti in più, anche se stiamo parlando di inizio di campionato, lo scorso anno comunque sono venuti grazie a un Brunori che aveva già cominciato a scaldare i motori e a segnare. Se viene a mancare un bomber, perché diciamo l'unico che la mette dentro, numeri alla mano,
è proprio Brunori nel Palermo, i bomber, l'ariete vero e proprio. Se vengono a mancare i gol di Brunori siamo nei guai seri, se dobbiamo pensare, come dobbiamo pensare, a una promozione diretta, quello che appunto vorremmo un pochettino tutti. E allora io volevo leggere anche qualche altro messaggio dei, dei tifosi. Marco scrive: di questo passo altri 20 anni in Serie B resteremo, un mercato senza senso, poteva partorire soltanto una squadra così. Poi Francesco scrive: ogni santissima volta che c'è da alzare l'asticella, eccola che l'asticella per qualche motivo si rompe sempre sul più bello. Insomma, purtroppo a Palermo, dice Gaetano, da quando è andato via Baldini c'è gente che di pallone ne capisce poco o niente, insomma. Ma Alfredo, non c'è sicuramente soddisfazione da parte della, della tifoseria. Io ti chiedo per quali elementi la tifoseria, e qui torniamo alla, alla nostra rubrica classica, cioè i migliori e i peggiori, dicevo, per quali elementi secondo te i tifosi hanno tributato i giusti applausi nel Palermo nella partita di sabato? Ma guarda, ci sono dei giocatori che continuano a essere, per quanto mi riguarda, molto importanti, come Segre, ci sono giocatori anche come Gomez stesso, magari non avrà brillato così come nell'ultima trasferta, però è sempre un giocatore molto importante nell'economia del gioco del Palermo, e sicuramente anche Ranocchia, che dobbiamo dire non è partito. Mi senti, Enzo? Sì, sì, sì. Non è partito sicuramente magari con il piede giusto, ci si aspettava di più, ma è un giocatore anche importantissimo per quanto riguarda il centrocampo del Palermo. Insomma, i giocatori sono quelli che ha a disposizione Dionisi, molti dei quali appartengono al Palermo dello scorso anno. Diciamo che finendo la partita contro il Cesena, quando il pubblico cominciava a sciamare via dallo stadio, sentivano i soliti discorsi con cui si abbiamo ripetuto anche con Roberto Pedivellano poc'anzi, l'avete detto, e altri colleghi lo hanno sottolineato, sembra di vedere il Palermo dello scorso anno. O ci vuole effettivamente un atto di coraggio da parte del, nuovo allenatore di stravolgere completamente quello che è l'assetto tattico della squadra, a questo punto molto basata sugli esterni, oppure si comincerà effettivamente un pochettino a seguire un Palermo più o meno sulla falsariga dello scorso anno, e sappiamo bene che naturalmente con questo andamento ondivago sarà molto difficile, ecco, poter puntare alla promozione diretta e al massimo si potrebbero raggiungere i play-off, ma si profila un prospetto, un campionato, diciamo, davvero molto sudato, ecco, da parte del Palermo. Risposta flash: Napoli-Palermo quanto finisce secondo te? Se non lo vuoi dire non lo dici, però Allora, Napoli-Palermo, mi accodo a quello che ha detto Roberto, è innanzitutto una grande vetrina. Il Napoli in questo momento è in grande spolvero, sappiamo che Conte insomma vuole spazzolare la qualsiasi campionato, Coppa, Italia, sì, tutto quanto, per cui è molto difficile, non mi voglio sbilanciare, l'augurio è che il Palermo comunque sia faccia soffrire il più possibile il Napoli. Va benissimo così. Alfredo, vedremo, ne parleremo la prossima settimana. Grazie intanto, buon pomeriggio a te, grazie caro Alfredo, ci sentiamo grazie presto. Grazie a voi, buon pomeriggio Enzo. Ciao. E allora, noi dovevamo parlare anche di Serie C, però dello scorso weekend ormai non abbiamo più spazio, non c'è più spazio, meglio, si pensa più che altro a domani, si ritorna in campo, turno infrasettimanale, leggiamo le sfide che si giocheranno, cioè Catania contro Cerignola. Intanto possiamo vedere la classifica della Serie C, la regia come al solito prontissima, eccola qui, Catania-Cerignola che si giocherà domani alle 20.45, Latina-Messina sempre stesso orario, mentre il Trapani giocherà in trasferta contro il Potenza alle 18.30, classifica la vedete, Messina e Trapani sono appaiate lì giù, il Catania un po' meglio, però come abbiamo detto nel caso della Serie B ancora è molto molto presto, vediamo un po' gli sviluppi delle prossime giornate. Prima di concludere rifacciamo un altro salto al Renzo Barbera in questa trasmissione che è stata segnata, era giusto, doveroso, al ricordo, diciamo, di Totò Schillaci. Facciamo un salto al Renzo Barbera per sentire proprio quello che è il parere dei tifosi, e io intanto vi saluto, appuntamento alla prossima settimana, dunque a martedì prossimo con Goal Inside, sempre 14.40 qui su Tele One. Sì, l'ennesimo pareggio in casa, questa squadra sembra più soffrire in casa che fuori casa, forse per la tipologia di gioco che abbiamo, quando dobbiamo impostare il gioco andiamo un po' in difficoltà, e in casa dovendo fare la partita si mostra questo tipo di difficoltà oggettiva.
Sì, brutto, sì, un primo tempo discreto, un secondo tempo un calo, come un po' come sempre, come per Palermo. Comunque dico, la partita tutto sommato era, sì, è andata un po' a caciara, in un certo senso. Beh, il pareggio chiaramente delude molto, lascia tutti delusi, perché le partite in casa si devono vincere se vogliamo fare veramente qualche cosa di buono in questo campionato. È un pareggio dettato anche dalla capacità del Cesena di chiudersi, di spezzettare il gioco, da renderci difficile anche la gestione della partita anche in una fase offensiva. 4 gol annullati, credo, quindi qualcosa che credo in 33 anni di partite che vedo non ho mai visto, quindi una partita abbastanza singolare anche grazie alla gestione dell'arbitro. Oggi era una giornata triste, la volevamo finire diciamo più allegramente anche in ricordo appunto di Totò Schillaci, questo purtroppo non è avvenuto, però ci sono stati gli episodi, attenzione, bloccati dal VAR, perché comunque a mio avviso il nostro gol era regolare, però dico poi lo andremo a vedere un pochettino. Sì, diciamo che a parte Insigne, che oggi si è giocato molto sulla sinistra, non capisco perché la squadra oggi cercava tutti direttamente a Di Mariano, perché molte delle azioni sono passate sulla sinistra. E credo che comunque queste scelte di formazione siano state dovute anche alla partita di giovedì di Napoli. Probabilmente avrei messo l'Edouaron dal primo minuto e magari Insigne da napoletano, fargli fare la partita a Napoli, che è una partita che lui sente sua, diciamo. Non c'è bisogno che ti presento, tutti sanno chi sei. No, addirittura. No, comunque c'ho la maglietta che ho scritto lì. Ah, alla grande, quindi sei. No, va bene, no. Poteva andare meglio, però. Cioè, nel senso, la verità è che queste sono le prove generali per la partita che dobbiamo vincere con Napoli, che è quella, perché noi quest'anno puntiamo sulla Coppa Italia. Quindi giustamente abbiamo risparmiato un po' di energie perché andiamo al San Paolo a vincere. Dai Roberto, a modo tuo, un po' di coraggio per questi tifosi, che gli diciamo? No, vabbè, ma i tifosi, l'ultima cosa che ci mancano sono sicuramente i tifosi. È stata... Noi l'abbiamo vinta oggi nei minuti iniziali con il ricordo a Schillaci e poi sembra quasi che la partita era in secondo piano rispetto a quell'evento. Quindi la tifoseria ha vinto, poi ha sostenuto lo scotto. Il tempo sarebbe stato perfetto, una vittoria, ma... Vabbè, per adesso in casa non riusciamo a vincere, magari ce la stiamo conservando per dopo, non lo so, però la squadra non è ancora al completo, c'è tempo, sai, i discorsi che si fanno, non voglio dire il percorso perché sennò poi dicono che sono corini, però dico che io sono fiducioso perché il tifoso deve essere fiducioso.